nostra è una Costituzione che è, la nostra è una democrazia connotata sull'antifascismo, la nostra è una democrazia che è nata combattendo il fascismo, è nata dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla Resistenza, perché si è detto di no a chi aveva umiliato la libertà, la giustizia, la dignità delle persone. Ecco, questo è un dato dal quale non si prescinde, insuperabile, è un dato storico. Quando si dice diffondere la cultura della Costituzione, significa diffondere anche questo elemento. E anche quando noi celebriamo con spirito unitario da qualche anno il 25 di aprile, è una cosa che io dico sempre, lo spirito unitario si ritrova se ci si ritrova tutti nella verità storica, no? Se qualcuno cerca di stravolgere quella verità storica magari appellandosi a una strana riconciliazione. Ci si può riconciliare soltanto dicendo che l'Italia è nata come democrazia nel momento in cui si è liberata dal nazifascismo. I morti sono tutti uguali, ma c'era chi moriva per la libertà e c'era chi moriva stando dalla parte dell'oppressore. Questa storia c'è. È un dato storico. Diffondere la cultura della Costituzione significa anche sapere come è nata la nostra Costituzione. Significa anche sapere la fatica dell'elaborazione della nostra Carta Costituzionale, che si è potuta vedere perché c'erano, dicevo prima, dei giganti, soltanto dal punto di vista della preparazione giuridica. La nostra Costituzione è così chiara, così limpida, anche perché chi la scriveva sapeva che cos'era il diritto, ma persone che avevano sofferto gli anni precedenti, chi era stato in esilio, chi era stato in prigione, chi comunque non aveva potuto fino in fondo esercitare liberamente il proprio pensiero, che appartenevano a culture diverse, democristiani, comunisti, socialisti, liberali. E noi siamo in grado di ricostruire dalla lettura degli atti costituenti questa fatica nella quale nessuno rinunciava a niente, nessuno ha rinunciato nel dibattito alle proprie idee, però tutti hanno saputo trovare il momento nel quale, cioè, questo può essere il punto d'incontro, il compromesso vero. Per cui la nostra Costituzione è così bella anche perché il frutto di un dialogo vero, nel quale nessuno era chiamato a dire rinuncia al tuo pensiero. No, fai solo la fatica di trovare un punto di incontro con me, che la penso diversamente da te. E tutti hanno dato il meglio. E coloro che hanno scritto quella Carta Costituzionale, che si sono riconosciuti quei valori, poi in qualche modo sono stati anche gli artefici della costruzione della vita democratica di questo paese. Sia ben chiaro, quando la Costituzione è stata scritta non è che applicarla ci bastasse la bacchetta magica, ci è voluto la fatica di trasferire quei principi in un ordinamento giuridico che per esempio era stato scritto prevalentemente in una fase nella quale vigeva un altro statuto, che era lo statuto albertino, altri principi, altri valori di riferimento, e costituzionalizzare l'ordinamento giuridico, la pubblica amministrazione, i rapporti sociali, è stata una fatica enorme. Noi abbiamo visto in tutti questi anni il nostro paese crescere in benessere, in riconoscimento dei diritti, in cambiamento delle leggi, e tutto questo è avvenuto perché? Perché c'era una Carta Costituzionale che aveva saputo guardare lontano, che costringeva a confrontarsi cambiamento storico con quei valori, con quei principi che progressivamente sono stati attuati, ma il cambiamento è stato lungo,
Pensate quanto ci è voluto per il diritto di famiglia, pensate quanto ci è voluto per lo statuto dei lavoratori, quanto ci è voluto per, a proposito dell'articolo 41 per una legislazione adeguata nel mondo dell'economia e del lavoro. È stata una fatica enorme. Quando si dice rispetto della Costituzione, non si parla di qualche cosa che sta lì, sacro, fermo, che lo si può solo contemplare. È qualche cosa che è stato progressivamente scritto per tanti anni ed è penetrato nella vita civile di questo paese, nella vita politica, nel modo di lavorare. Noi da qualche anno ci hanno abituati al contrario, ci hanno abituato ad un cambiamento della Costituzione, come si dice, la Costituzione materiale, cioè non cambiamo la Costituzione ma incominciamo ad ignorarla e persino a allontanarci dai dettati della Carta Costituzionale. Ma per tanti anni è stato esattamente il contrario, no? E tutto questo perché in qualche modo chi quella Costituzione l'aveva scritta poi è stato il costruttore, anche da ruoli diversi di maggioranza e di opposizione, ma tutti si riconoscevano in quella Carta Costituzionale. E sia chi governava il paese, sia chi faceva l'opposizione, sapeva che quello era il punto di riferimento. La nostra Carta Costituzionale ha anche, oltre che questa capacità, appunto, di guardare il futuro, di in qualche modo di costituire il punto di riferimento per costruirlo, ha anche un altro grande valore, secondo me, che è un grandissimo equilibrio tra l'affermazione dei diritti e delle libertà delle persone e l'assetto istituzionale posto a garanzia del rispetto di questi diritti e di queste libertà. Quando noi sentiamo dire, ma insomma i principi fondamentali non si toccano, ma invece l'altra parte della Costituzione si può riformare, e si sente fare un'affermazione che uno magari dice, ma forse è vero, perché insomma c'è una parte che può invecchiare, che ha bisogno di cambiamento, poi ne parleremo, ma la forza della nostra Costituzione è che ogni parte è un tutt'uno con le altre, e se vengono meno gli equilibri, quella divisione tra i poteri, quei poteri che si limitano a vicenda, quella forza delle autorità di garanzia, forse in pochi sappiamo, e io l'ho imparato da poco, che le energie più grandi sono state spese per definire la figura del capo dello Stato. Qualche volta si sente attaccato da una parte e dall'altra. Il nostro capo dello Stato è una figura di garanzia studiata nei minimi particolari, e si sente attaccare la Corte Costituzionale, cioè quelle autorità di garanzia messe in grado di esercitare davvero la funzione che la Costituzione gli assegna, non è un fatto formale, è a tutela dei nostri diritti e delle nostre libertà, perché nel momento in cui si rompe quell'equilibrio non è mica vero che non ci sono delle conseguenze nella vita di tutti i giorni. Certe volte ci dicono, ma voi spendete tutte queste energie su questo argomento, oggi la gente ha altre necessità. Bisogna riuscire a dimostrargli che alle altre necessità, prendiamone una per tutte, il diritto al lavoro, non si fa fronte. Perché in qualche modo da qualche anno in questo paese è venuto meno anche quell'equilibrio tra i poteri così ben disegnato nella nostra Carta Costituzionale.